E bentornate in un mio nuovissimo video. Questo qua è il fantastico, bene amato video sui miei acquisti, ovvero tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Allora, innanzitutto ho qualche anche novità in realtà. Allora, innanzitutto, cioè, vi dico già che non c'è un acquisto perché non l'ho ancora ovviamente fatto. Per questo appunto non c'è, ma che voglio fare? Saranno dei charm da aggiungere al mio pandorino. Ho solo il charm best friend che mi hanno appunto regalato le mie migliori amiche. Però voglio aggiungere altri due charms che sono la mano di Fatima e l'open work apri il tuo cuore. E un altro charms, se andrò mai, che sarà il Big Ben, perché appunto dal 25 al 28 gennaio, in teoria, il volo è già stato prenotato perché c'era l'offerta del volo, io e altre mie amiche andiamo a Londra per 3 giorni. Sono davvero entusiasta perché, diciamo che ho, cioè, nel senso, non ho speso i soldi che mi hanno dato per le vacanze di Natale e quindi i soldi li spendo in questo viaggio. Sono contenta perché in realtà mi sono appassionata ai viaggi da circa 2 anni, quindi mi fa un sacco, davvero un sacco piacere andare via. E adesso mi piace viaggiare, Londra non l'ho mai vista, non ho avuto mai il piacere di vederla e sono davvero contenta di riuscire ad andarci, quindi vi farò sapere come mi sarò trovata, cosa avrò acquistato, ma hanno già detto che Londra è carissima, quindi vabbè. E niente, bando alle ciance, iniziamo subito. Vi faccio vedere prima una cosa che non è un acquisto, però mi è stato regalato, diciamo, l'ho rubato a mia nonna, diciamo così, sì. Allora, è questo portagioie qui, è fatto in vetro, è fatto in questo modo. Qua dentro tengo i gioielli che utilizzo più spesso. Quindi abbiamo il mio Tiffany originale e il mio Tiffany tarocco. Abbiamo questo braccialettino qui della Gaia che mi aveva regalato per i regali di Natale. Vi lascio nel pallino informazioni il video dei regali di Natale. E poi abbiamo altri orecchini, gioiellini e cose di questo genere. È appunto un portagioie molto carino che questo qua viene da Royal Crystal Rock. Mamma. Ok. Poi, passando ai veri e propri acquisti. Allora, vi faccio vedere un acquisto che ho fatto tantissimo tempo fa, che però non vi ho mai fatto vedere in realtà, mannaggia a me. Ed è una pelliccia comprata da Zuiki per il modico prezzo di 39,99. Ecco qui. Questo è Zuiki. E adesso secondo me sarà anche beniamente in saldo, però vabbè, costava anche poco. Ed è bellissima, è nera, è un pellicciotto che ha le maniche a 3/4. Io ho preso la M. Sì, non si vedrà niente. Vi faccio vedere un attimo. Verrebbe in questo modo. Sotto ci mettete un giacchettino di jeans. Io da mia nonna ci ho fatto mettere un bottone in più, in modo da qua in altro poterla chiudere e tenere anche il collo alto, però volendo potete anche non mettercelo. Io ce l'ho messo perché tanto non si vede, l'ho messo nero quindi si vede niente. E niente, appunto, fatta così, maniche a 3/4, adesso non si vede sotto, ma qua termina la manica, no, vedete? E sotto ci mettete un giacchettino di pelle nero, tiene un sacco di caldo, mi piace un sacco e quindi sono molto contenta, diciamo. Mi è piaciuto, ci sta tantissimo. Fate davvero un salto da Zuiki perché già i prezzi bassi di suo. Perché secondo me questo un pellicciotto del genere è morbidissimo a proposito. Un pellicciotto del genere secondo me da Zara l'andreste anche a pagare 60-70 euro. Comunque, già i prezzi bassissimi, secondo me con i saldi proprio le cose ve le lancia dietro. Quindi straprosto Zuiki, peccato che io non ce l'abbia qui, sono andata in centro commerciale a mezz'oretta circa da qua. E quindi peccato non ci sia nella mia città, però secondo me è un negozio di cui ne vale veramente la pena, quindi strapromosso Zuiki. Altro capo d'abbigliamento che vi faccio vedere è questo. Aspettate un secondo. Tornando nella stessa giornata in cui ero stata da Zuiki, ho anche preso questo da H&M, era in sconto a 20 euro ed è una semplice maglia lunga lunga grigia con le maniche lunghe e ha l'unica particolarità è qua sulle spalle questa, diciamo, toppettina stile trapuntato in simil pelle, in ecopelle. È
Ed è l'unica particolarità, è leggerina, ma io ci metto sotto una canottiera, sopra un cardigan e va a bomba. Nel senso, adesso cerco di ripiegarla, chissà se ce la farò mai. Comunque, vi farò anche il video a proposito dei preferiti 2015 che mi preme molto fare perché secondo me è un video davvero stra carino da fare. Ditemi se vi può interessare. Ragazzi, quanto è difficile piegare una maglia. La piegherò in seguito. Poi, passiamo ai veri e propri saldi. Allora, ho acquistato, scherzavo, boom, già bloccata, questa maglietta qui che vedete. Bershka e l'ho pagata 9,99 euro, quindi anche se non fosse, cioè ha un prezzo diciamo in, no scusate, Pull&Bear, ecco qui, scusate, che rintronata suona, ragazzi, scusatemi se vi ho ristoppato, però mi era venuto il dubbio di aver già fatto questo video, ma in realtà no. Vabbè, comunque stavo dicendo, è di Bershka, è di questo colore qua, appunto Bordeaux, e appunto questa fantasia stile bandana, che mi piace tantissimo, l'ho presa così ad occhio chiuso. In realtà ero alla cassa, stavo facendo la fila perché una mia amica doveva pagare, ho visto questa qua, ho detto che carina, la prendo. Cioè, non, proprio così, ad occhio nudo, veramente non ci ho pensato due volte. Ed è una M perché io era, c'era lì la M, non sapevo neanche dove fosse stata tirata fuori questa qua. Comunque, appunto 9,99 da Bershka, adesso in saldo secondo me l'ha trovata anche a 5 euro, però era a Milano quel giorno lì, Bershka, no, Pull&Bear, scusatemi, Pull&Bear non ce l'ho neanche nella mia città, quindi. Poi passiamo ai veri e propri acquisti saldosi, ho comprato questo qua da OVS che ragazzi mi piace tantissimo, sul capello scuro sta da Dio, e bam! Questo magliene qua giallo, 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 evidenziatore, ragazzi, quanto può essere bello! Mi piace tantissimo, costava 16,99, l'ho pagato 10 euro, erano le ultime tre taglie, quindi ho detto no, vabbè, ragazzi, 10 euro, via via, proprio mio. Ed è una M anche questo, io ragazzi prendo sempre la M, e mi piace tantissimo, non l'ho ancora messo, infatti c'è ancora il cartellino, tutto a posto. No, raga, mi piace davvero un sacco. È bellissimo. Sul mio colore di capelli sta da Dio. Risaltano tantissimo. Quindi ho detto basta, voglio cambiare il mio stile. E quindi ho deciso di acquistarlo semplicemente. Mi piace davvero un sacco. Poi, ultimo, no, le ultime due cose che ho acquistato sono questo paio di scarpe qua. Molto simili a quelle che avevo io di Zara, soltanto che le mie di Zara si sono frantumate, quindi ho dovuto prenderne un'altra. Hanno sotto il carro armato, qua dietro hanno una cernierina, sono di finta pelle, penso, non penso siano di vera pelle, miseria, mi si è incastrata la cerniera. Allora, ah, si è incastrata qua dietro. Ecco. E niente, sono un 38, le ho pagate 39,99 euro, comunque circa 40 euro, mi piacciono tantissimo, ho dovuto prenderle in sostituzione appunto quelle di Zara che mi si sono proprio distrutte, le ho usate talmente tanto che boom, mi hanno abbandonato. Ultima cosa è appunto di Zara, non neanche farlo apposta. Costava la bellezza di 29,99, non l'ho voluto prendere perché ho voluto aspettare i saldi e fortunatamente l'ho trovato e l'hanno messo in saldo a 19,99. È un po' particolare perché secondo me non a tutti può piacere, anche io ero titubante, mia mamma mi ha convinta a prenderla perché altrimenti non l'avrei presa, però secondo me con sotto un collant nero sta da Dio ed è questa maglia lunga 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 con tutti questi diciamo adesivi attaccati sopra. C'è scritto private, questo qua che non, il segno della rotonda, questo segno qua delle biciclette, do not pass, e anche questo che c'è scritto, oh c'è una piuma, warning, this thing is only a distraction. E mi piace tantissimo, mi piace un sacco, è blu scuro, lungo, arriva penso un po' più sopra del ginocchio, al ginocchio, una cosa del genere. Ho preso una M e
E niente, mi piace tantissimo. Dietro è semplice, non ha nulla di particolare. Mi piace un sacco, è della linea Trafalook ed è della collezione invernale. Sono contenta di averla trovata in saldo perché 30 euro non li avrei mai spesi. Ragazzi, l'ho piegata giusta, è incredibile. 30 euro non li avrei mai spesi per questa magliettina, era in saldo, ci stava. E niente, questi dovrebbero essere tutti gli acquisti che ho fatto fino a. Mi fermo, diciamo, spero di non acquistare nient'altro in realtà. Di make-up vi avviso già che non vedete più haul di make-up sul mio canale, a meno che una cosa mi finisce e mi serve proprio perché non ne ho più, perché cioè, preferisco acquistare vestiti piuttosto che prodotti di make-up e così via. Oppure andare a tenere da parte i soldi e andare a fare un viaggio, come in questo caso. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione, vi faccio ancora i miei migliori auguri per un bellissimo e felicissimo 2016. Niente, commentate, condividete, ditemi cosa avete preso voi. Ditemi se qualche acquisto vi può interessare, di qualche mio acquisto appunto vi può interessare e volete un video outfit quest'anno via, cioè proprio un restyling del canale. E nel caso vi piaccia, nel caso appunto desiderate un video di questo genere, scrivete, commentate liberamente. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!